Salve a tutti amici e benvenuti in un nuovo video. Oggi andiamo a realizzare un altro tutorial. Questa volta andiamo a lavorare su Adobe After Effects. Alcuni di voi mi hanno chiesto come è possibile realizzare un titolo in 3D in stile, in questo caso, trailer di John Wick. Nei commenti ho risposto che questa tipologia di effetto video, quindi di titolazione, è stata utilizzata anche per Fast and Furious. Un po' tutte le saghe, i titoli sono tutti quanti uguali. E quindi oggi voglio mostrarvi come è possibile realizzarlo in modo abbastanza semplice, una cosa molto simile utilizzando After Effects e un paio di plugin di Video Copilot. Parliamo di Element 3D e di Optical Flare. Bene, andiamo a vedere un attimo quella che è la richiesta, ossia le persone che mi hanno scritto nei commenti che cosa mi hanno mostrato per farmi capire che tipologia di effetto volevano. Questo che stiamo vedendo adesso sarà l'ultima parte del trailer di John Wick, dove c'è l'animazione di questo titolo. Ok, il concetto è similare a quello che voglio realizzarvi io, a quello che vi farò vedere adesso. Non è esattamente la stessa cosa, ma il concetto di fondo è lo stesso. Semplicemente quello che, su cui va lavorato è l'aspetto, lo sviluppo dell'aspetto. In inglese look dev si utilizza tantissimo questa terminologia per specificare l'aspetto che deve avere un determinato contenuto creativo. Quindi vi faccio vedere quello che oggi andremo a realizzare. Quello che andremo già a realizzare è questo titolo qui, un titolo fondamentalmente molto semplice, in tre dimensioni che si anima e passa un flare davanti. Naturalmente questo deve essere una base di partenza, di concetti di partenza, per poi realizzare quelle che sono le vostre tipologie di animazioni, ma con una base, quindi sapete già da dove partire, dove poter mettere le mani, quindi quali sono i parametri per poter cominciare. Bene, fatta l'introduzione, andiamo a vedere adesso quello che c'è da fare per ottenere questo risultato. Per prima cosa andiamo a realizzare una nuova composizione. Io naturalmente lavoro in 1920x1080 e la prima cosa da realizzare è il nostro testo, quindi il titolo che noi vogliamo vedere animato. Quindi prendiamo il testo, scriviamo. Io scrivo la parola tutorial. Non ci fate caso, sono le ferie che sono finite. Ok, una volta scelto il nostro testo, io utilizzo e vi consiglio di utilizzare un carattere molto forte, quindi un font molto deciso, quindi molto doppio, molto grande. Andiamo adesso a creare un nuovo solido, che io chiamerò E3D, che sta per Element 3D, e infatti noi a questo livello andiamo ad applicare l'effetto Element. Una volta applicato l'effetto al nostro livello, dobbiamo andare nel pannello del controllo effetti, scendere nel menu a tendina Custom Layer, Custom Text e Mask, e selezionare come Path 1 il nostro testo, in questo caso è Tutorial, cioè la scritta Tutorial. Adesso possiamo andare ad aprire la scena e cliccare sul pulsantino Extrude. Così facendo lui prenderà quello che è il nostro testo all'interno della nostra composizione e lo andrà ad estrudere. Ma adesso andiamo ad applicargli un po' di materiali e un po' di bevel per dargli quel look e quel feel particolare. Prima cosa, noi abbiamo all'interno dei preset di base, abbiamo i preset fisici, quelli che vi consiglio di utilizzare per questo tutorial. Il primo che vi consiglio di utilizzare, una volta aperto il menu a tendina del vostro testo, che voi non vedrete mai perché è troppo grande. Ecco qua. Una volta aperto il menu a tendina qui sulla vostra destra, dove c'è il vostro elemento estruso, andiamo a prendere tra gli elementi fisici il chrome, quindi il cromato, e andiamo ad applicarlo. Adesso, così facendo, abbiamo aggiunto un effetto quindi metallico al nostro testo. Ma naturalmente questo a noi non basta. Infatti, se noi clicchiamo col tasto destro sul nostro elemento estruso e facciamo duplicate model, vediamo che se ne crea un altro. E adesso a questo secondo noi possiamo andare ad aggiungere un altro elemento. Ad esempio io prenderò questo, il blue wireframe. Andiamo a cambiare rispetto a quello che ho realizzato prima. Se ci clicco sopra nell'editor sotto posso andare a modificare l'estrusione, andare a espandere i nostri angoli, andare ad aumentare il bevel. Adesso possiamo andare a ridimensionare l'estrusione, così da far uscire il nostro testo fuori. Quello che vi consiglio di fare è giocare tantissimo con i parametri, con i testi, con gli elementi applicabili, perché fondamentalmente è questo quello che vi dà gli effetti desiderati, quindi il giocare con gli effetti.
Allora, per me già il testo andrebbe bene così, ma noi possiamo fare ancora altro. Prima di tutto andiamo ad estrudere ancora di più tutti gli elementi, quindi ad uno li andiamo ad estrudere. Possiamo aggiungerne ancora, quindi andiamo a duplicarne un altro e andiamo ad aggiungere ad esempio una finitura dorata, e questo dorato adesso andiamo ad estruderlo un pochino di più rispetto a quello in superficie e andiamo a diminuire l'espansione degli angoli. Andiamo a diminuire anche l'edge. Insomma, bisogna giocare un pochino con i parametri per ottenere quelle che sono le combinazioni più simpatiche e che possono rendere di più, o che si avvicinano naturalmente di più, a quello che è il vostro risultato finale, quello che vorreste ottenere. Una volta scelto e selezionato quelli che sono i materiali e le estrusioni giuste, possiamo cliccare OK. E adesso ci comparirà all'interno della nostra canvas, quindi nella nostra composizione. Ma adesso naturalmente è statico, quindi noi cosa possiamo fare? Innanzitutto andiamo a creare, cliccando su Layer Nuovo, creiamo una nuova camera. Questa nuova camera, che animeremo soltanto la posizione, selezionando la nostra camera e cliccando la lettera P sulla nostra tastiera, ci si aprirà soltanto l'effetto della posizione. Quindi noi possiamo cliccare sullo stopwatch al primo fotogramma, andiamo ad avvicinare un pochino il testo, andiamo alla fine della nostra composizione e andiamo a tirar dietro quella che è la nostra camera. Quindi creiamo una leggera animazione di zoom out. Quello che adesso vediamo ancora dietro è il nostro testo di base che non va cancellato, ma va soltanto oscurato. Questo perché in un secondo momento, se noi vogliamo andare a cambiare il nostro testo, sarà molto semplice selezionare il nostro testo, andare a cambiare la nostra parola, quindi ad esempio aggiungendo un punto esclamativo, togliamo la visualizzazione e il nostro testo in tre dimensioni, così si aggiornerà in automatico. Una volta ottenuto quello che è il nostro testo e la nostra animazione di camera, prima di passare oltre, andiamo a realizzare un nuovo solido. Questo nuovo solido lo chiameremo back e sarà il nostro background che non si è creato. Quindi diciamo nuovo solido, back, ok. Adesso a questo back andiamo ad aggiungere l'effetto ramp, quindi sfumatura, e andiamo a dare due colori essenziali. Allora, il primo che voglio scegliere è questo bluetto e l'altro è il nero, va benissimo. Scegliamo radial ramp, quindi sfumatura radiale, svampiamo i colori, quindi facciamo in modo che siano al contrario, e portiamo giù il nero. Così facendo noi abbiamo ottenuto una sfumatura radiale da azzurro a nero. Naturalmente è diverso da quello che ho creato prima, semplicemente per farvi capire che invece di utilizzare uno sfondo arancione ne ho creato adesso uno azzurro. Quindi è possibile andare a creare le proprie versioni senza alcun problema all'interno del software. Basta capire quelli che sono i concetti di base e dove sono i parametri, quali sono i punti da andare a toccare. Quindi, fatta tutta questa prima parte, adesso andiamo ad animare l'ingresso del nostro testo. Come lo animiamo? Prima di tutto selezioniamo il nostro livello con element 3D, andiamo al secondo numero 1 e adesso andiamo in group 1 all'interno del nostro pannello controllo effetti, andiamo su particle replicator e diamo un keyframe alla posizione sull'asse Z. Poi ancora andiamo su rotation e diamo un keyframe alla rotazione dell'asse Y. Così facendo, quello che andremo a fare è creare un'animazione lungo questo asse per la rotazione e lungo questo asso per lo spostamento. Mi sono spostato al secondo numero 1 e ho dato i keyframe perché così facendo io ho già i keyframe d'arrivo del mio titolo. Come faccio a vederli? Cliccando sulla tastiera la U, tenendo selezionato il nostro livello di cui vogliamo vedere i keyframe selezionati, basterà cliccare su U e lui ci mostrerà soltanto quelli che sono i keyframe, gli effetti del livello, quindi non ci mostrerà tutti gli altri parametri. Adesso andiamo all'inizio della nostra composizione. Andiamo a ruotare leggermente il testo e andiamo a spostarlo in avanti, non troppo ma neanche troppo poco, quindi facciamo in questo modo qua. Ed adesso applichiamo l'effetto di motion blur e facciamo play. L'effetto di motion blur che si è applicato ma non applicato alla composizione, non vedremo nulla. Quindi, fatto un leggero render, il risultato che otterremo è questo.
Naturalmente questi sono passaggi base. Vi ripeto, se con un po' di pazienza potete giocare di più con le opzioni, otterrete ancora altri risultati. Quindi questa deve essere soltanto la base, ma continuiamo il tutorial. All'interno del video che vi ho mostrato all'inizio tutorial, un altro elemento che c'era è quello di un flare. Quindi andiamo ad applicare il flare anche alla nostra animazione. Come possiamo fare? Prima di tutto applichiamo una luce. Quindi facciamo tasto destro sulla nostra composizione, New Light. Adesso la luce che dobbiamo andare a creare dovrà essere di tipologia punto. Una volta applicata, noi ci renderemo conto che questa luce avrà effetto anche sul nostro testo, perché questo è un testo in tre dimensioni. Ma data la tipologia di effetto che noi vogliamo realizzare, quindi a noi interessa che questa luce, a me, almeno a me in questa versione, interessa che la luce faccia effetto sul testo, io lo lascerò invariato. Ma quello che andrò a fare è, prima di tutto, tagliare la parte in eccesso. Andrò prima di tutto a posizionarmi sul primo secondo, andrò a spostare la luce nell'angolo in basso a sinistra, clicco su P, quindi la posizione della mia luce, e metto un keyframe, vado alla fine, per me saranno 2 secondi, sarà 1 secondo, quindi mi sposto al secondo secondo, mi sposto a destra, e così in automatico ho creato l'animazione della mia luce. Ma io non voglio vederla per tutto il suo tempo e tutta la sua durata, quindi mi posiziono all'inizio, al primo keyframe, clicco mantenendo premuto il livello della mia luce sulla T, e questa volta non mi si aprirà la trasparenza, bensì l'intensità, perché le luci, una volta applicate all'interno della nostra composizione, non hanno la trasparenza, ma hanno l'intensità della luce che emettono. Quindi clicco sullo stopwatch, faccio 0, perché in partenza voglio che sia 0, mi sposto di un paio di fotogrammi, diciamo 3, e l'aumento a 100. Naturalmente posso andare anche oltre 100 e posso anche salire fino a 1000, non è un problema, però per me 100 è il valore ideale. Mi sposto ancora, metto un altro fotogramma a 100, arrivo alla fine e metto un fotogramma a 0. Ok, così facendo la mia luce compare, si muove e scompare. D'accordo? Una volta fatto ciò, a questa luce dobbiamo applicargli un effetto di flare. Come facciamo? Andiamo su Layer, New Solid. Questo solito lo chiamiamo flare. Ora, a questo flare noi andiamo ad applicare un altro effetto di video copilot fantastico, che è Optical Flare. Adesso nel pannello controllo effetti, io devo dire che la posizione, il posizionamento del flare deve seguire la luce, quindi track light, e deve essere impostato il render mode su trasparente. Così facendo noi abbiamo, andando a chiudere questo, abbiamo il nostro flare che passa sul nostro testo. Ma non basta questo. Io ho creato, se andiamo in opzioni di Optical Flare, ho creato un semplice preset, l'avevo creato con le luci arancioni. Questo preset ha degli strike, dei multiple iris che vanno in orizzontale, ma ne trovate alcuni semplici se avete installato il pacchetto Pro Preset da qualche parte, ce ne sono di simili, per esempio anche una cosa del genere va più che bene. Clicchiamo su OK ed otteniamo questa tipologia di flare. Naturalmente questo è molto pesante, ma io riprendo quello che ho creato io, basterà giocare leggermente con i parametri. Facciamo un global color, andiamo sull'azzurro e questo. Do l'ok e così ho ottenuto il mio flare colorato, che naturalmente, dato che così è molto forte come è stato applicato, io gli darò un livello di fusione screen. Così facendo si mescolerà di più col video. Dopo un veloce render, ecco il risultato finale. Naturalmente questo, come detto in precedenza, vuole essere soltanto un tutorial per spiegare il concetto di base su come si creano questi determinati effetti di titoli in tre dimensioni. Voi potete giocare tantissimo con quelli che sono i parametri, anzi vi esorto a giocare con i parametri perché ogni volta escono cose nuove. Come avete visto, poi, prima di registrare il tutorial ne avevo preparato uno per mostrarvelo ed è uscito completamente diverso da quello che ho realizzato durante il tutorial. Perché? Le tantissime possibilità che ci dà il software, tantissimi preset che hanno
Questi fantastici plugin di Video Copilot ci permettono di spaziare creativamente e di fare ogni volta qualcosa di diverso. Quindi quello che vi consiglio è di giocare tantissimo con i parametri e di creare i vostri titoli personali. È vero che potete partire dallo spunto di quello che fanno i più grandi artisti nei grandi film, ma non limitate a copiarli, bensì a metterci il vostro all'interno, a giocare con quello che gli strumenti vi danno, la possibilità che gli strumenti vi danno, e ne sono tantissime. Insomma, se questo tutorial vi è piaciuto o vi è risultato utile, lasciate un mi piace, se avete qualche dubbio potete commentare, e questa volta vi dico che se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, così sarete sempre informati con i nuovi aggiornamenti. Insomma, noi ci vediamo domenica prossima con un nuovo video.